Mentre si sta ultimando il deposito delle firme raccolte per referendum sulla giustizia, arriveranno poi in seguito anche gli altri sui diritti civili. Siamo qui a riparo dalla pioggia con Mario Staterini, segretario di Radicali Italiani. Una dichiarazione alla fine di questa fatica, Mario. Ma allora, è un inizio, non è chiuso nessuno dei due fronti, nel senso che mentre sulla giustizia si stanno depositando adesso gli scatoloni e si è superato, seppure con un margine ristretto, il numero delle 500.000 firme, poi ci dovranno essere i controlli. Dall'altra parte invece depositeremo le firme che non sono sufficienti sui referendum che riguardano libertà civili e diritti. E li depositeremo con una finalità, non solo per rendere merito ai radicali, dobbiamo riconoscerlo che sono stati gli unici insieme ai comuni che hanno raccolto le firme su tutti e 12 referendum e credo che hanno dato una mano decisiva anche per gli altri referendum sulla giustizia, sebbene con numeri inferiori a quelli raccolti e agli apporti dati da altri. Ma noi siamo qui anche per arrivare a spiegare il perché gli italiani non potranno firmare, non hanno potuto firmare, ma non potranno votare, scegliere loro di abolire il finanziamento pubblico dei partiti e la truffa dell'8 per 1000, di superare leggi criminogene sbagliate su droga e immigrazione, di ottenere il divorzio breve. Ecco, gli italiani non potranno votare questi referendum perché siamo stati battuti, lo riconosciamo, da uno Stato che ha impedito a milioni di italiani di poter firmare questi referendum, un rientro nella legalità che abbiamo tentato, ma riconosciamo siamo stati battuti su questo e perché la sinistra come la destra non hanno voluto questi 6 referendum, non li hanno voluti non raccogliendo le firme, ma neanche facendo quell'informazione. Su questo devo dire grazie a Silvio Berlusconi che almeno ci ha dato una finestra in più per far conoscere questi referendum firmandoli, anche se poi ovviamente come era da aspettarsi il PDL non ha raccolto un numero significativo di firme su questi referendum. Quindi referendum scomodi alla partitocrazia e il nostro deposito sarà il punto di partenza per un ricorso al Comitato Diritti Umani dell'ONU in cui denunceremo lo Stato italiano per violazione dei patti internazionali fondativi della Carta ONU sui diritti civili e diritti politici, perché se è vero che noi non siamo riusciti a battere le illegalità, questo Stato antidemocratico, pur sapendolo dall'inizio ovviamente, però non è per questo un motivo, non è certo questo il motivo per cui in futuro gli italiani che sono estranei, i cittadini che sono estranei ai grandi gruppi sindacali, alle grandi organizzazioni sindacali, ai grandi partiti e che quindi in assenza di un appoggio di queste componenti della partitocrazia non potranno in futuro anche loro, a meno di avere condizioni straordinarie come quelle che hanno creato il movimento per il referendum sull'acqua, presentare referendum. Quindi noi presenteremo un ricorso per restituire agli italiani, almeno per il futuro, il diritto a promuovere referendum. Siamo costretti ad andare al Comitato Diritti Umani dell'ONU, che è comunque un organismo pattizio che lo Stato italiano, le cui decisioni deve rispettare, la massima giurisprudenza dell'ONU in materia di diritti umani, perché la Corte Europea di Strasburgo invece non può essere adita in questo caso, in quanto l'Italia non ha ratificato il protocollo 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonostante lo abbia firmato, che altrimenti ci avrebbe consentito, proprio in virtù del principio di non discriminazione, di arrivare in Corte Europea. Andremo all'ONU, quindi oggi presenteremo anche queste argomentazioni, parliamo di basta pensare alla circolare, abbiamo avuto una circolare del Ministro dell'Interno il 26 luglio, ottenuta grazie alle nostre pressioni, alle nostre richieste, alle nostre manifestazioni, che chiedeva ai sindaci, ordinava ai sindaci di garantire il servizio pubblico di autenticazione anche al di fuori degli uffici comunali. Questo non c'è stato, basta sentire il nostro compagno Luca Bove di Caserta e in tante altre città, non c'è stata la possibilità per i cittadini che non avessero un consigliere comunale amico o che avessero quel consigliere che però non si impegnava a raccogliere su queste firme la possibilità di auto-organizzarsi. Ecco, tutto ciò credo che vada una volta per tutte superato, arriveremo alla denuncia
all'ONU, ma avremo anche, e in queste ore stiamo mandando insieme a Michele De Lucia una lettera a tutti i parlamentari della Repubblica in cui alleghiamo un lungo dossier di misure legislative. Noi chiediamo ai parlamentari degli interventi legislativi per restituire, almeno per il futuro, agli italiani il diritto a promuovere il referendum e superare non solo le illegalità italiane, ma superare anche una procedura, quella della legge del 1970, che ormai è totalmente inadeguata a consentire l'esercizio vero di diritto alla democrazia diretta, e quindi abbiamo consegnato una serie di modifiche già in articoli di legge immediatamente applicabili sul modello della California e della Svizzera, lì dove si fanno i referendum senza bisogno di autenticazione o di con la certificazione successiva, e sicuramente non sono meno credibili, e anche per consentire finalmente una firma telematica semplicemente con piccoli accorgimenti. Ecco, questa a tutti i parlamentari che hanno ignorato più o meno volutamente questi 6 referendum sulle libertà civili e sui diritti, offriamo questa possibilità di ravvedimento operoso, si direbbe. Noi comunque andremo là a battere e vedremo chi effettivamente tiene alla democrazia diretta, chi contiene soprattutto ai diritti dei cittadini. E queste sono le due strade con cui ripartiamo con questa iniziativa referendaria, che non è conclusa e che speriamo potrà avere invece nel referendum della giustizia l'appuntamento al voto per ottenere almeno su questi temi quelle riforme che fino adesso la politica non sa fare. Grazie a Mario Staderini.